era incaricato di gestire la lotteria. Prima di tutto ringrazio tutti voi, graditi ospiti di essere qui, le nostre rappresentanti istituzionali, i nostri sindaci, che ovviamente condividono con noi il progetto di Mente Rosmarino e lo condivideranno per i prossimi 10-20 anni, giusto? Però siamo qui perché adesso c'è l'estrazione della lotteria. Ricordo a tutti voi il fantastico calendario di Mente Rosmarino che potete acquistare. Il quinto premio è un buono pasto per due persone a Campo dei Fiori. Ma quelli ci sentono? Ci sento, ci sentite? Il quinto premio è un buono pasto per due persone a Campo dei Fiori, che non è questa sera che avete già cenato, ma un'altra volta. E lo vince il numero 220. Io lì, vero? Caspi. Ecco, questo è un bel disegno che rappresenta. Presenta San Bernardo a Varano, è del 79. Numero 817. 8. Naturalmente di Cetinio. Un incisore della Valsuglia, molto conosciuto. Intitola Fiori e Bacche. Numero 781, 781. 781 è uno dei quadri preferiti di mia moglie, Felicità Frai. Una litografia e vince il premio numero 085 085. Il primo premio è una litografia di Floriano Bodini. Credo conosciate tutti Floriano Bodini. Questa è un'opera del primo premio, Le colombe di Floriano Bodini. Luca, la signora che sul biglietto, come vuole? È questo. Primo premio 248. Allora io vorrei ringraziare un po' tutti voi, innanzitutto che siete intervenuti, tutti Mente Rosmarini, che sono stati bravissimi in questa collaborazione, che dura, avete letto l'invito, da quanto tempo? Da 15 anni. Una cosa che nessuno si sarebbe aspettato, tantomeno il sottoscritto. Per dire una cattiveria, qui abbiamo il nostro tipografo, il Giambattista Ricocchi, che malalingua com'è, quando siamo andati le prime volte, non sapete cosa ha detto il suo amico che è entrato dopo di noi? Ma sì, faranno come tutti, un numero, magari due. E quindi adesso ci deve sopportare da 15 anni. No, potrebbe farci un contratto. Comunque, no, voglio dire che spero di vedervi il 20esimo, mi interessa, possibile dopo il giorno 11 dicembre alle ore 17 a Brenta, che lì presenteremo il nuovo numero del giornale. 11 dicembre ore 17, se posso, a Brenta, nella struttura comunale nuova che hanno nel parco, non so bene come si chiami. Allora arrivederci al giorno, grazie a tutti, buonasera.